Sì, Luca, siamo in Ciao, diretta siamo in su diretta. motociclo.it. Sono Ciao Ale, da... ci sono gli altri che lavorano. Non lo dire che qui, insomma, siamo ufficiali fino a un certo punto. Un saluto da Valencia, in diretta, appena finita la gara della MotoGP, appena sono 2 ore, 3 ore sono fa, sì, passate, 2 ore. 3 ore fa, vabbè, tu hai mangiato, ti sei cambiato, quindi il tempo è passato in fretta. E abbiamo festeggiato in diretta da Milano la moto più bella del salone con la Ducati Monster 1200. Qua a Valencia gli spagnoli hanno festeggiato la vittoria di Marc Márquez alla grandissima, ma noi ci dedichiamo a Luca Scassa, questa sua esperienza in MotoGP. Luca, io mi ricordo tanti, tanti anni fa che ti ho incontrato in un trofeo monomarca a Kawasaki dove mi hai suonato, me l'abbiamo già detto troppe Sì, volte, e 5 adesso ti anni. ritrovo. Sono 10 anni fa. Sì, Sì. 10 anni fa, sì, io ne ho 40, tu sei ancora 30. giovane, sono 10 anni fa, e adesso ti ritrovo a fare le ultime 5 gare della MotoGP. Ma passare da una Supersport alla MotoGP, che sensazioni dà? Ovviamente dico una banalità, è bello, la Va moto va forte. bene. No, molto bello, diverso, però è più facile dalla Supersport alla MotoGP che il contrario, perché la Supersport è molto 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 tirata, invece la MotoGP è, diciamo, la guida un po' più mi si addice di più, perché è un po' più stop and go, invece la Ecco, tu Supersport è... mi hai sempre detto, io sono grosso, sono robusto, sono pesante, sono alto, io ti invidio per questo, però mi penalizza nella guida tutto questo. Perché ti penalizza? E se sulla CRT questo ti penalizza di meno, visto le potenze che ci sono in gioco? Sì, sicuramente penalizza meno. Nella Supersport più che a livello di guida, a livello di accelerazione. Alza un pelino la voce, mi A dicono. livello di accelerazione. Nella Supersport ci sono 140 cavalli, quasi 100 meno rispetto qua. E lì se pesi 20 kg più della media, ecco fatto. Io ho visto la tua moto da vicino, ha un cupolone gigantesco e su questo brevissimo rettilineo hai fatto 304 km/h effettivi e comunque eri lì lì con... C'era. Sai, prima del rettilineo c'è sempre una curva. Quindi più fai forte la curva e più vai veloce il rettilineo. Non ero velocissimo questo weekend nelle curve, purtroppo, e non riuscivo a far più veloce. Beh, comunque 304 non è assolutamente una questa No, 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 non è male, non massima... è male, ma hanno fatto di meglio. E diamo la parola ai nostri amici a casa che possono bombardarti come meglio credono, anche con cose cattivissime. Partiamo da Luca. Per l'anno prossimo hai dei programmi, visti i risultati di queste 4 gare, che poi in realtà sono 5, 5. sì. Luca, ai Perché in ai ai. Giappone non ho quasi corso, È vero, ragione. è vero. E poi col fuso orario che c'era lì, eravamo tutti mezzi addormentati e non ce ne siamo accorti. Allora, il team Abram è pronto ad accogliere una seconda moto oppure hai qualche altra offerta dal mondo delle derivate di serie? Insomma, dove Allora, vai? In MV? non lo so. Non lo sai. E il team Abram è pronto a cogliere una seconda moto? No, non era nei loro piani, anche perché già una moto sola gli costa un Botto. sacco. Qualche altra offerta dal mondo delle derivate? Sì, c'è qualcosa sia di là che di qua, però è molto più probabile di là, nel senso Superbike. Vedremo nei prossimi giorni, spero presto, insomma, dai. Ma una casa italiana? Un po' di case. Una casa con Non lo Castiglioni a so, non lo capo? so, tutti gli anni me lo chiedono, io dico forse, Per forza, poi tu hai tac. vinto, e tu, ah, vabbè, Vabbè. non facciamo gestacci. Tac, Eros. tac, che Come mai i tempi di oggi erano più bassi di quelli di ieri? Condizioni particolari della pista? Più più bassi, più lenti, vuol dire. bassi? No, era più Io lento. erano più lenti, tu hai fatto 34, 34 e 30, 30, 6 e 8 sì, poi un 35 di passo di passi. costante. No, io ho girato uguale, da venerdì che giro così. Più bassi, nel senso più lenti degli altri, perché nelle qualifiche mettono la gomma più morbida, ma le MotoGP qui non so se avevano la morbida, perché la parte destra della gomma, c'era un doppio compound qua a Valencia, e la parte destra nella morbida era troppo morbida. Certo. Altra domanda, ti sei fatto un'idea del perché la ART sia la migliore tra la CRT, e del perché quella di Espargaró è stata la più veloce? La RT era la migliore, diciamo che il pacchetto migliore era ART e Espargaró, più che la CRT migliore. Se era la CRT migliore erano tutte davanti. Invece, bene o male, la FTR da metà stagione in poi ho È visto che cresciuta. sono cresciuti molto. Questo Espargaró ti ha colpito Sì, come pilota, guida come molto guida. bene, però loro avevano qualcosina di diverso nelle sospensioni, avevano le True Road,
e tutti gli altri no, sono sospensioni ufficiali, si sa come mai loro ce l'avevano, però va bene così, insomma, andava forte, giusto che l'avesse lui. Qualcosina anche lì. Seconda domanda sempre di Cornelius, qualche tuo collega sostiene che sia meglio arrivare ultimi in CRT che stare in alta classifica in Superbike, tu che cosa ne dici? A parte che Luca ultimo non è mai arrivato, anzi siamo sempre arrivati vicino a zona punti. Sì, sempre dal 16-17 o 18. Una volta ti ha fregato in Australia, ti ha fregato Petrucci. No, vabbè, ma 73 millesimi. Arrivare ultimi in CRT no, non è mai bello. Quando arrivi ultimo non penso sia meglio che... No, meglio stare, poi dipende, alta classifica, se nei primi 5 ovviamente meglio Superbike. Meglio Superbike nei primi 5, certo. Alta classifica, se dici primi 10, dipende, se stai, se tu basta, non lo so. Vabbè, non lo so. Io ti faccio la domanda più banale, più scontata di tutte, te l'avranno fatta in mille, ma tu che sei stato da tutte e due le parti, il modello dei piloti e le differenze delle moto, lo vogliamo sapere anche da te, l'abbiamo chiesto a tutti quanti, quelli che sono stati sia in Superbike sia in MotoGP. C'è differenza fra le moto, c'è differenza fra i piloti e se sì quanta? Allora, in Superbike la differenza tra le moto forse è un po' più bassa, anche perché io ho guidato una CRT qua, quindi era un abisso. Ah certo, dalle... da quella di Marco, certo. Lorenzo è ovviamente... Certo. No, c'è un abisso. Beh, io guardavo le velocità massime, loro fanno 330 e noi quasi, 300. E voi 300. Quindi cioè qui che è un rettilineo corto. In Malesia. Puoi uscire anche bene, ma quel tornantino lì puoi guadagnare 2 km all'ora su... I piloti qua, i primi... Hai un successone, Luca? Io tutte queste domande non sono mai arrivate. Vai, andiamo primi a rapida. I primi 4 qui fanno un altro sport. Non è motociclismo, non so come si chiama. Alienismo, due ruote. No, no, degli alieni. Sono esseri umani, però... I primi 4 ci metti anche Valentino? Sì. No, sì, vale i primi tre, i tre spagnoli. I tre spagnoli vale. Poi ti dico anche Bautista e come si chiama? Bradel. E Bradel vanno benone, ma bene o male hanno moto simili alle... similissime alle ufficiali, quindi quello più impressionante comunque è Marquez e Lorenzo sono visti, posti, visti da vicino. Ma Lorenzo ricorda tantissimo Max Biaggi. E come guida è bellissimo, certo. Invece Marquez sembra che da un momento all'altro esploda in qualche muro. Invece... Ma a te quale piace di più da vedere guidare? Marquez da appassionato Marquez, da pilota Lorenzo. Sono d'accordissimo con te. Filippo, tu che sei robusto di stazza, sei meno penalizzato con modo così potente rispetto per esempio a una super sport? Gli ho letto nel pensiero, Filippo. Confermato. È stato più traumatico passare dalla stock alla superbike o dalla Super Sport alla CRT? Che domanda. Ti dirò... Io traumatizzato non ti vedo. No, però. Io stavo proprio tranquillo e sereno. È stato traumatico fare la gara di Magny-Cours in Super Sport dopo la gara di Ara con il MotoGP. Quello è stato proprio un trauma. Perché tu, ricordiamolo, da fine settembre, tutte le domeniche... Io 9 weekend ho corso 7 volte in con 18, 3 continenti. In 3 continenti confusi, diversi, no, sei finito. Puoi andare in ufficio, puoi andare a casa. Altra domanda, il 9 agosto a Torino Mondiale Superbike e di nuovo rispunta il nome di Scassa, è destino. Ma sono gli appassionati che mi vogliono. Sai cosa hai fatto? Hai sbagliato a vincere il campionato con quella moto. E da lì in avanti... I campionati. È vero. Hai sbagliato a bissare. C'è anche altri che ci hanno vinto, tipo Vadovini ci ha vinto. Prima Vadovini è già accasato. Sai di? No, non lo sai. No. Non ha riconfermato, no. Non credo. No, non lo so, non lo so, è vero. Vabbè, dopo ci informiamo. Secondo Ducati me... Ducati... Sta facendo la figura. Sì, vabbè, passiamo oltre. Io ero settato su MotoGP, adesso sono un attimo in affanno. Tra i piloti con cui hai battagliato in MotoGP, chi è quello con il quale ti è piaciuto di più combattere? Tra virgolette, no, meno male. Tra virgolette, ma no, allora, ma che virgolette? Cioè... No, combattere non è che abbiamo fatto il cazzo. Sì, beh, però dai, di tanto... Ah, è stato vista... bello in Australia con Danilo Petrucci, perché bene o male io avevo un gocciolino più di motore, però lui era un po' più a posto nel guidato, quindi... interessante, purtroppo non mi ero accorto che era l'ultimo giro. Ti ha fregato di un... Mi sono fregato da solo. Ti sei fregato da solo. Purtroppo, però sì, penso con Elia. Ma oggi come mai? Io ho seguito attentamente la gara, tutti guardavano davanti Marquez, io guardavo te, perché avevamo questa intervista e quindi dovevo essere preparato. Ma perché non è attaccato l'Avert? Perché c'è la maglia blu, non si può.
Perché c'erano le bandiere blu. Quando ci sono le bandiere blu non puoi passare. Colpa delle bandiere blu. Io sì, aspettavo l'ultimo avresti giro provato, a Tornantino e è arrivato Vale. Cazzo, aspetta un attimo. Poi vabbè, sei arrivato Vale. Paolo, ciao, la CRT Aprilia che stai guidando in questo finale di stagione in MotoGP è la migliore moto da corsa che hai mai guidato? Prima domanda. Sì. È la migliore moto da corsa? Confermo, sì. Da che punto di vista? Motore, ciclistica, tutto? Motore, ciclistica, elettronica. Sei felice? Era bella, sì. Era bella. Cioè, la MotoGP, la CRT è la tua categoria? Per ora. Poi magari se mi piace, se provo una MotoGP, magari mi piace di più. Però per ora sì. Ma io sono già contento, oggi ero, cioè, c'era la gara più vista del mondo e ero lì dentro. E quando, cioè, quando Marquez poi ti ha passato in gara due giri dalla fine? Sì, l'ho fatto passare. Sì, sì, hai fatto bene. Lì inquadrature a go go. Poi quando abbiamo finito la gara sono andato dietro. Ma non hai salutato la mamma? Io vedevo i boxer a tutta tenda. Mamma era il boss. No, no, mi mettevo nelle, dove inquadravano proprio i piloti più importanti. Così vogliamo per la mamma. Mi si faceva girare gli sponsor, sai. Avevo un po' di sponsor miei sul casco. Amici. Quindi amici ne hai tantissimi, di domande continuano ad arrivare. Giorgio, ciao Luca, avevo una curiosità. In una delle prime interviste al tuo arrivo a MotoGP dicevi a Paolone Beltrammo che non sapevi se gli altri piloti più famosi tipo Rossi, Marquez, Pedrosa ti avrebbero salutato o meno. Alla fine l'hanno fatto, prima domanda. Cioè, questi... Sì, 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 no, dopo sì. Marquez era... Io non so perché, vado in clinica mobile e arriva Marquez. So tutte le volte? Sempre. Valentino sì, oggi l'ho salutato in griglia, gli ho detto forse la mia ultima gara in MotoGP, quindi forse non correremo più insieme. È stato un onore, io ho detto a lui, mi ha detto, dai, facciamo una foto. Ah, così? La foto in griglia, penso ce l'abbia Soldano, dopo gliela chiedo. A titolo personale volevo chiederti se c'è qualche possibilità di avere un pezzo del tuo abbigliamento da gara firmato. Le mutande, sì. Le mutande, belle sudate, vi diamo quelle. Ancora addosso. Va bene, Vale Croft, tu avresti impostato, questa è una domanda interessante, avresti impostato la stessa gara di Lorenzo, te la racconto io, sono l'hai visto. No, me l'hanno detto, sì. Te l'hanno detto, cioè lui è stato per metà gara ad aspettare, a cercare anche l'errore, secondo me ha fatto due pinzatine in mezzo tornante, che ci sta, ci sta. Poi però a un certo punto ha detto, basta, mi sono rotto, prendo, vado, vi saluto tutti. Tu avresti fatto così o avresti cercato fino all'ultimo di indurre... No, tentazione market. Secondo me Lorenzo ha fatto così e ha fatto bene a non esagerare, perché chi è che lo fece? Mi sembra Melandri con Alzamora in Argentina. Che memoria. 2002 Play Life 99? Sì, 99. Bravo. 99. Era Movistar. Alzamora è stata una brutta gara, perché ogni tanto Alzamora guidava un po' stressato perché Marco provava. È vero, no, ma senza, più... senza scivolare nella avrei scorrettezza. Avrei probabilmente fatto come Lorenzo se Lorenzo aspettava Vale. Se stava aspettando Vale per farlo magari star davanti e far perdere posizione alla Marquez, sì. Per farlo cadere, no, mi sembra un po' antistruttivo. No, no, ma non per farlo cadere, per disturbarlo psicologicamente, cioè rallentare di mezzo secondo. sì, cioè, poi gli vai addosso, per bene. No, ma sto scherzando, no, no, non so, non lo so. Sinceramente mi piacerebbe provarlo, vincere un mondiale. Allora, Giorgio, domenica prossima ci sei a Riders Force, Riders for Riders Autobiano, ti stai allenando un po' con il cross, io so che vai tantissimo in bici e so che ci verrai lì. Vado a Riders for Life, Riders for Rider era l'ECMA, e col cross non ci vado, se no lo so che mi faccio male. Quindi, perché un sacco di amici fanno l'italiano che vengono in officina da me a preparare le moto e dopo se vado ad allenarmi con loro io mi faccio male, allora ho deciso proprio fare un fioretto, non faccio cross. Niente cross. Ma ti vediamo anche quest'anno a Latina al sick day come non l'anno ce la scorso, faccio, no. Non ce la fai. No. Quindi se volete incontrare Luca, nonna, fai bene, te lo darete. se volete vedere Luca, quindi Ottobiano in provincia di Pavia domenica. Miotto Giorgio, può esserci un ritorno nella BSB? Sai che ci sto pensando oggi in pista? Perché ero dietro l'Averty, no? Ah, mentre dietro l'Averty lui ha fatto, mi sembra, terzo l'anno scorso in BSB. Io ho fatto quindicesimo, ho detto, vedi che allora con la stessa moto, bene o male, andiamo allo stesso modo. E ho detto, ma BSB, che... poi ho detto, aspetta, fammi pensare, nel rettilineo l'ho pensato un attimo, non in curva. Ma... Non lo so se potrebbe esserci... Boh, non lo so, non so.
Forse, scusa, cos'è Spippoli che poi non vedo? Adesso mi sono un attimo. Luca grinta sempre. Luca grinta sempre. Allora, mi ricollego a questa domanda di Lisa. Ti sei divertito? Sì. Hai appena detto che tu in gara pensi al rivale che ma corre diritto, in... sei secondi, cioè, poi niente. Sei concentrato, sei teso, sei divertito, pensi a tutt'altro. No, cioè, vabbè, pensa quella un pilota? Cosa... Allora, ti dico, i primi 10 giri, che ero meno male attaccato alle altre CRT, era un bel gruppone. Perdevo 1-2 decimi al giro. Lì non pensi a niente, non puoi pensare a niente. Vedi solo due strisce bianche e l'asfalto, non vedi altro. Poi quando ho fatto un po' un dritto tornantino che mi ha passato l'Avert, ho detto, boh, i primi CRT sono andate. Provo a passarlo l'ultimo giro, sto qui, è inutile che tiro per farlo. E lì ho avuto un paio di rettilinee, un po' di tempo per pensare quando accadi 8-9 giri alla fine, certo. Che è inutile che stai a tirare alla morte, faccio certo. Questa roba qua, se no non pensi mai. Mai. Invece pensano, dalla nostra regia a Milano mi fanno segnale di fumo, abbiamo esaurito finito. Il nostro tempo, finito. Sei stato bravissimo, hai avuto più domande di tutti gli altri, abbiamo vinto il gran premio delle domande su Facebook, su dove sappiamo che su internet sei fortissimo. Facessimo le gare su internet, ragazzi. Sei da pole position. Allora, domenica a Ottobiano a vedere Luca e gli altri. No, e gli altri perché vedere noi perché aiutate delle cause giuste, bravissimo. Tipo l'Alessia Polita, tipo bravissimo. Luca, comunque tutti i piloti che hanno problemi o avuto incidenti per dargli una mano. E contro la per favorire le staminali. Un po' di cose, insomma, più venite, più gente portate, più biglietti fanno, costa penso 10-15 euro. E poi potete, oppure no, l'anno scorso mi sembra a quanto uno voleva, cioè pagavi quanto volevi, anche 1600 euro potete pagare se volete, ma anche 10 vanno bene per aiutare queste persone. Noi andiamo su, ovviamente diamo la nostra disponibilità perché comunque magari riesce ad arrivare un po' più di gente e possiamo aiutare più persone, tutto qui. Quindi se venite bene, se non venite è un peccato. Mi dispiace. Grazie mille Luca anche per quest'ultimo messaggio. La nostra diretta da Valencia si chiude qui. Vi diamo appuntamento domani alle 17.30 a commentare gli attesissimi test in diretta sempre qui da Valencia con Carlo Perna. Un saluto a tutti, ciao.